No, non va bene neanche. Oh! Non la sopporto più sta videocamera, eh. Buongiornissimo, Ame. Ame, siete pronte? Oggi farò il cambiamento, penso più grande che abbia fatto sui miei capelli. Vi saluto così e lancio la sigla. Sigla. Pam, 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 pam. La 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 la, devo fare per forza così, sennò demonetizzo nel video. Pam pam pam, pam param. Kiss. Bene, Ame, bentornato e benvenuta sul mio canale. Oggi è un periodo che cambio tantissimo i capelli, non so, non trovo la mia strada per quanto riguarda i capelli ultimamente. E oggi l'ennesimo video capelli, però stavolta non andremo a stravolgere il colore, ma più il taglio, perché come avete letto dal titolo, la vostra amica oggi si andrà a fare il mallet. Per chi non lo conoscesse, il mallet è un taglio che ultimamente sta spopolando tantissimo. Da quando Miley Cyrus l'ha rilanciato con Midnight Sky, è ritornato appunto con questo taglio, eccetera, eccetera, ho notato che stava svettando nei tagli del momento. E ammetto che mi sono fatta prendere dalla moda di questo momento. E quindi, boh, voglio fare il mallet. È da un po' di mesi che ci sto pensando. Ho detto, boh, facciamo, non lo facciamo. Voi sapete, io ci ho sempre avuto lo stesso taglio di capelli da anni, anni, anni. Non cambio effettivamente taglio da una vita e mezza. E quindi, boh, non lo so. E voi in questo momento vi starete chiedendo, sia mamma, ma chi è che ti fa questo taglio? A me, ovviamente, qua c'è un mio carissimo amico che, per chi mi segue da molti anni, già l'ha visto nelle mie storie, eccetera, eccetera. Sarà lui che mi andrà a fare appunto questa trasformazione, che è appunto un parrucchiere. Ha studiato per diventare hairstylist. Ed eccoci qua, mo, sei pronto a fare questo? Non lo vedrete spesso nel video, però Hello. è qua che appunto aiuterà a make this magic happen. E ci diamo il 5. Ascoltami, eh. E quindi nulla, non lo vedrete spessissimo nel video, però insomma siamo qua tutti riuniti per fare appunto questo circo, questo babado. Prima di incominciare brindiamo con la Coca-Cola, perché questo è quello che c'è. Cheers. Ok, Ci incominciamo, sono. Ame. Abbiamo bagnato i capelli perché è arrivato il momento del mallet. Non so bene come si taglia, come si crea un mallet a livello tecnico, più o meno, cioè nel senso com'è che lo imbardiamo questo taglio. Beh, amo, alla fine il mallet è un taglio molto anni 70, 80 che usavano i punk, i rocker, quindi I non ha love. una vera e propria struttura, mettiamola così. Perché è stato proprio pensato per fare quella roba un po' punk, no? Esatto, è molto wild, Ok, quindi un quindi po', diciamo, a caso? sì, se possiamo definirlo in questo modo, Ok. amo, definiamolo a caso. Sta di fatto che quello che andremo a fare sarà una Ok. scalatura molto corta, ci sarà una sorta di frangia e la parte che andremo a toccare sarà la parte davanti. Quindi sì, perché poi la lunghezza. Allora, la lunghezza abbiamo pensato di non toccarla in realtà, però poi nell'andare del tempo vedremo. Però se ci fate caso, sopra sono molto voluminosi e corti e sotto vanno lunghi. Più o meno no, è quello. Che in Sì, realtà poi è il esatto. taglio che, raga, ha Che letteralmente sarà Christian. esatto, che ho più o meno io, non so se si vede. Non so se si vede. Eccoci qua. E quindi, non lo so, Ame. Io sono excited e direi di partire. Noi ci siamo, amo. Amo, you ready? I am ready. Noi ci siamo. Vai, amo. Vai, primo step. Primo step, si fa un bel tagliazzo. Allora, Ame, io in realtà non sono molto agitata. Fammi vedere quanto è tagliato. Eccoci qua. Via. Kiss. Non sono molto agitata, vi dico la verità, perché era una cosa che volevo fare da mesi. Però allo stesso tempo, raga, mi conforta il fatto che qualsiasi cosa ho le wig, capito? Quindi volevo giocare ancora con un taglio diverso dal solito, perché sono... Da quanto tempo è che ho sti capelli, amo? Da un Amo botto. troppo Da un tempo. sacco, raga, da troppo veramente. Quindi, raga, siccome ho sempre cambiato colori di capelli e i tagli che ho fatto sono sempre stata la solita roba con la riga in mezzo, mi sono detta, senti, stiamo andando a tagliare nel frattempo. E quindi, Ame, non ho ponderato molto questa scelta in realtà.
sono tranquilla, capito? Anche perché secondo me, raga, i tagli, quando li fai, cioè stai serena, cioè secondo me bisognerebbe stare tranquilli. Se non si è sereni e pronti per fare una roba del genere, secondo me è meglio lasciar perdere. Non la fare, capito? Cavolo, sopra si va proprio a tagliare di brutto. Amo, forse anche di più dopo, preparati. Eccoci qua, raga, non avete capito quanti capelli mi sta tagliando. Oh my gosh. Però comunque, se avete visto la foto prima, più o meno il risultato sarà stile Miley Cyrus, il mallet che voglio fare. E nulla, raga. In realtà non mi sto rendendo conto di quello che sto facendo, però whatever. Beh, amo, non si toglie la riga in mezzo, fai tu. Non si toglie? È fissa. Eccoci qua, la riga in mezzo. Raga, fate voi da quanti anni ho questa riga in mezzo? Fai tu. Come vuoi che mi metto, Anna? Così va benissimo. E quindi praticamente, raga, andiamo a fare anche tipo questa frangia super, cioè super sfilacciata. Com'è? Che tipo di frangia? Cioè non è una frangia netta. Beh, è una frangia molto spettinata, sfilacciata, sì, non è assolutamente raga. Netta, quindi... Raga, il mallet sembra veramente un taglio fatto a caso, cioè... Fatto in casa. Esatto. Trovaci. Noi oggi ragazze punk, però con ragazze ribelli. Ragazze ribelli, però con i gloss di Charlotte Tilbury, trovaci. E quindi, non lo so, raga. Amo, perdonami, è già top. Cioè, guardala. Amo, moda. Amo, è già Vogue. Ah, cosa c'è? No, più che altro sta cacchio di riga in mezzo che sulle passerà. Poi vabbè, raga, dietro sono ancora le gatti, quindi aspettate. Trust the process è una cosa. Come mi mettiamo adesso? Dritta. Sempre così? Sì. Raga, sembra uscita, cioè è super anni 80 questo taglio, anni 70, raga. Esco pazza. E poi, raga, per quanto riguarda il colore, prima stiamo facendo il taglio e poi capiamo se andare a sistemare le radici, perché in realtà li voglio ripassare rosa per adesso, quindi mo vedremo un attimo. Mi metto un pochino più bassa così vedono anche quello che stai facendo, amo. E nulla, I'm super, super excited. Raga, il taglio è praticamente pronto, non ci resta che ripassare il rosa, perché andremo a ripassare appunto la tinta rosa e metterlo in piega. In realtà già così. Allora raga, la cosa bella del mallet è che va veramente trattato male in un certo senso, perché sì. Lo metti, li asciughi un attimo e ti metti con spume e cose, capito? Ed è fatto, raga, io trovo stupendo. Non lo so, raga, io mi ci vedo molto. Fatemi sapere, vabbè, ancora non è finito, lo vedrete dopo. Però praticamente questa è la struttura. Non so se accorciare un pochino di più la frangia, ma perché me li sento sugli occhi? Dici? Dai. Accorciare ancora un pochino la frangia. Però a me ci siamo. Quindi adesso andiamo a fare la tinta e li mettiamo in piega. Perché ovviamente così secondo me sono un po' tipo da pazza, però... Sembra fatto apposta, cioè non so come spiegarvi, io sto vivendo completamente e mi piace un sacco questa situazione. Comunque, adesso ne andiamo a ripassare con il rosa, perché li voglio un po' più pink. E qua c'è il preparato che lì sembra super fucsia, ma dal vivo è molto più bubblegum. E ho trovato questa tinta da quel sapone, raga. Comunque oggi ragazze punk, caserecce, proprio per stare in tema col taglio. Si chiama Vital Care Vivid Color ed è questa, la pink. E boh, e ci ho messo dentro la
la Garnier Hair Food Banana, che è, questa maschera è stupenda, è super idratante, pazzesca, e ha un odore buonissimo di banana, quindi andremo a fare anche un trattamento. Di solito io faccio così, proprio perché il colore era puro, e il colore puro usciva troppo fucsia e non mi piaceva, quindi per smorzarlo un po' l'ho smorzato con il balsamo, quindi andremo a fare questa cosa e poi ci vediamo per la messa in piega, non lo so, qualche tips, qualche trick che ci può dare Christian, perché Christian ha già il mallet, infatti mi ha detto, amo, guarda, dopo ti spiego un po' cosa fare, cosa non fare per tenerlo comunque ordinato. Ma che dire, follettini e follettine, la tinta sembra tanto pink. Teniamo in posa e poi ci vediamo. E io adesso sono bruciata, figuriamoci. Teniamo in posa tutta la situazione e noi, magari non così bruciate, ci vediamo dopo per la messa in piega e capire un pochino come mettere in piega questo mallet. A dopo. Perché ho fatto questo gesto? A dopo? A dopo. Ok ame, eccoci tornate con i capelli bagnati e tinti. Vi dico la verità, il colore è mea culpa perché l'ho preparata io e forse ho messo troppa tinta. Penso sia forte questo colore, raga, è molto forte. Ho usato metà tubetto pensando, ho detto mischiandola con la maschera. No raga, è forte, quindi se prendete questo colore sappiate che andateci piano. Però nel senso è un errore marginale, anche perché queste tinte con i lavaggi vanno a sbiadirsi, quindi in realtà due o tre lavaggi diventeranno il rosa che voglio io. Quindi vabbè, e in più sono bagnati, dobbiamo ancora vederli da asciutti. Christian oggi va a utilizzare il phon con il diffusore, però mi ha detto che lui appunto è, amo, cos'è che hai affinato comunque le tue tecniche per il mallet. Allora, come stavo dicendo già ad Ale, diciamo che il mallet è un taglio che più lo lasci asciugare al naturale meglio è. Quindi meno lo tocchi, più li fai fare i fatti suoi, meglio è. Sì, insomma. Perché tu mi avevi anche detto che tu lo fai asciugare al naturale, però ci metti creme e robe proprio per togliere il crespo in generale. Assolutamente, noi adesso comunque andiamo a fare un po' di styling con alcuni prodotti appunto per togliere il crespo, dargli un po' di styling. E fine. E fine raga, perché di base è un taglio che va lasciato molto messy. L'unica cosa, se non si vuole il crespo, appunto si va con prodotti di style e si lascia asciugare al naturale. Perché vedete che è già fatto, cioè non so come spiegarvi raga, cioè è già pronto. E i prodotti che andiamo a utilizzare sono Olaplex numero 7, che è un olio idratante e lucidante stupendo, messo magari a fine piega. Poi andiamo a utilizzare il numero 6 Olaplex, che questo è letteralmente... Questo raga è letteralmente il mio Olaplex preferito. Se dovete provarne uno provate questo, che è una crema idratante anticrespo per andare un pochino anche a stylizzare. Io lo uso sempre una volta che asciugo i capelli. E poi ho qua con me la Got To Be Twisted, che è un curling mousse. Secondo me con questi capelli forse la mousse è quella top, veramente più top, sì, da utilizzare. Quindi insomma questi sono i prodotti che in generale andremo ad utilizzare. Quindi direi di partire e procedere. Amo, una volta che ti fai tutto questo circo, ok, te li pettini, giusto per togliere i nodi, questo è come faccio io, poi fai un Baileys. Che cacchio è il Baileys, amo? Non conoscete il Baileys? No. Eh. Ah, ok. Ascoltami,
Oh, esatto. E poi te li modelli con le mani. Io adesso non ci vedo, però. Sì. Finito, messo in piega, io sono obsessed. Ovviamente fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate anche voi. L'unica cosa della quale non sono soddisfatta è il colore, perché secondo me è troppo, non lo so, non mi convince il colore, però vabbè, tanto scarica. Il taglio lo amo, raga, è stupendo. Non lo so, vorrei farlo biondo. Fatemi sapere giù nei commenti se secondo voi è top biondo, oppure lasciarlo schiarire e fare un rosa più più pastel, perché così secondo me è troppo forte. E nulla, mi sento un po' una ragazza rock, sarà una situazione un po' così. E nulla, amico.